Un saluto cari amici di Extreme Hardware, ci eravamo lasciati parlando di Buffalo, parlando di un NAS 4 bay. Quest'oggi torniamo con una soluzione un po' più di livello, un NAS da 9 bay. Parliamo del QNAP TS963X, un prodotto appunto 9 bay, destinato a imprese di piccola media dimensione oppure a quei professionisti che hanno bisogno di tantissimo volume di storage oppure soluzioni multivolume, come poi andremo a spiegare più avanti in questo video. Questo prodotto è mosso da un processore sviluppato da AMD, la AMD in versione embedded GX420MC è un processore quad core operante alla frequenza di 2 GHz e possiamo trovarlo in configurazione 2 GB di RAM oppure 8 GB di RAM come in questo caso. Entrambe le versioni possono essere espanse fino a 16 GB di RAM aggiungendo un banco di RAM ovviamente da 8 GB, in questo caso avendone già 8. Altro aspetto interessante di questo prodotto, a parte i 9 bay che troviamo sulla parte frontale, è la possibilità di utilizzare link aggregation grazie alle due porte di rete gigabit. Ma una di queste due porte ha anche la funzione 10 gigabit, quindi se avete uno switch compatibile e una scheda di rete nel PC compatibile con i 10 gigabit, potete sfruttare questo prodotto ampliando la banda di trasferimento dati fino a 10 gigabit. Prima di parlare delle prestazioni, andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione e com'è esteticamente questo prodotto. All'interno della confezione troviamo ovviamente il QNAP TS963X, un po' di alimentazione con l'alimentatore, due cavi di rete LAN RJ45 e un manuale di installazione rapida. Il prodotto è completamente in plastica rigida, sul frontale trova posto il tasto di accensione, un tasto di copia rapida con integrata una porta USB 3.0 che consente il trasferimento di dati da chiavetta direttamente sul NAS e i 9 bay. Abbiamo 5 bay da 3,5 pollici e sotto di essi 4 bay da 2,5 pollici. Sul retro trova posto un'enorme ventola in estrazione, uno speaker per gli avvisi acustici, un jack in uscita da 3,5 pollici, due porte di rete LAN RJ45 di cui una 10 gigabit, un'altra porta USB 3.0, due porte USB 2.0, il plug per l'alimentazione e l'immancabile Kensington Lock. Il sistema operativo che muove questo prodotto è l'ormai famosissimo e super affidabile QTS. È il sistema operativo appunto di QNAP basato su Linux, ha un'interfaccia grafica user friendly ed è pieno zeppo sia di funzioni che di servizi che soprattutto di applicazioni. Questi prodotti sono destinati a qualsiasi tipo di utenza in realtà, nel senso se volete spendere abbastanza soldi, in questo caso poi lo vedremo, per un prodotto del genere, per essere utilizzato come home server o media center, o volete ospitare un sito web all'interno di questo prodotto, potete fare veramente tutto quello che volete. Infatti il QTS è ricchissimo di applicazioni per l'appunto. In questo caso abbiamo anche la possibilità di virtualizzare i sistemi operativi ed installarli direttamente sul NAS. Parliamo un attimo di performance per quanto riguarda questo prodotto. Noi purtroppo non abbiamo avuto modo di testare i 10 gigabit, stiamo lavorando in questo senso, speriamo dunque di poter effettuare questi test in futuro e aggiornare anche questa video recensione. Online si trovano dei test fatti appunto in 10 gigabit e la stessa azienda dichiara dei risultati che sono molto vicini a quelli che sono i test che si possono trovare online. Raggiungiamo quindi una velocità di circa 750-800 mega al secondo in fase di scambio dati. Noi abbiamo utilizzato la banda classica da 1 gigabit e ovviamente abbiamo saturato questa banda andando a superare i 118, 117, 118 megabyte al secondo di trasferimento dati. Cosa vuol dire avere una 10 gigabit e cosa vuol dire avere 9 bay in questa configurazione? Beh, se voi siete dei professionisti, magari del video editing o del photo editing,
questa soluzione può essere molto interessante, perché ad esempio potresti utilizzare i 4 bay da 2,5 pollici con degli SSD e lavorare in real time su un volume creato proprio su questi dischi, quindi magari un RAID 0, e utilizzando la 10 gigabit non avrete assolutamente difficoltà e problemi in fase di lettura o scrittura di file anche di grosse dimensioni. Mentre i 5 dischi inseriti da 3,5 pollici, che sono poi quelli che in teoria hanno più capienza per quanto riguarda lo storage, potrebbero essere utilizzati con lo scopo di backuppare l'unità SSD, e quindi i primi 4 dischi andrebbero automaticamente a backupparsi sui 5 superiori. È una soluzione molto interessante appunto per chi fa video editing, foto editing, o comunque lavora in real time con file di grosse dimensioni, oppure con aziende che hanno appunto il bisogno di virtualizzare sistemi operativi o fare operazioni di questo tipo. Andiamo secondo a parlare del prezzo di questo prodotto. Allora, iniziamo col dire che noi sconsigliamo questo NAS per le utenze domestiche, per coloro che vogliono fare un semplice backup o vogliono utilizzare il NAS per streamare magari contenuti video e quant'altro. È un prodotto di fascia medio-alta, direi. La versione da 2 giga costa 850-900 euro online, mentre la versione da 8 giga, che è quella che noi consigliamo, costa 1000 euro tondi su Amazon. È appunto un prodotto che consigliamo per quei professionisti che hanno bisogno di tantissimo storage o di effettuare queste soluzioni con più volumi, più tipi di RAID, l'utilizzo in real time per la scrittura di file di grosse dimensioni e quant'altro, oppure ovviamente per le piccole e medie imprese che necessitano di tantissimo spazio o magari devono virtualizzare dei sistemi operativi. Quindi, per quanto riguarda questa recensione, è tutto. Vi esorto a lasciare un commento qui sotto al video. Troverete la recensione completa nel link in descrizione di questo prodotto. Ci saranno anche le fotografie e quant'altro. Iscrivetevi al nostro canale di YouTube, seguiteci anche sui social e su Instagram, ad esempio, dove ci saranno dei giveaway e dei contest dove appunto potrete vincere dei vari prodotti. Quindi per adesso io vi saluto da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware. È tutto, un saluto, ciao ciao.